L'evento culturale Viva El Salvador, organizzato a Milano dalla Gomez Production International, eh, nella commemorazione dei 202 anni dell'indipendenza di El Salvador, ha avuto un enorme successo. La comunità salvadoregna insieme a quella latina e italiana ha riempito il centro sportivo Rogoredo eh, di una grande folla entusiasta, vivace e colorata, per assistere agli spettacoli e agli incontri organizzati alla presenza del Consolato generale del Salvador a Milano, del Comune di Milano e anche della Casa della Cultura salvadoregna in Milano l'organizzazione eh, dell'associazione dei diritti umani onlus e ci sono stati numerosissimi espositori rappresentanti della, dei media a livello internazionale quindi della comunicazione e tutti quanti hanno assistito all'unione della festa con intrattenimento a, con una grande integrazione, anche e a tutti i livelli, e hanno partecipato artisti di El Salvador e provenienti dal Messico, e più di 10.000 persone si sono quindi unite nell'evento culturale partito con l'interpretazione dei due inni nazionali italiano e salvadoregno e la sfilata folkloristica della Latinos Music Band e tante le personalità politiche e delle istituzioni come Julio Martinez console di El Salvador a Milano, Ettore Pereira vice console di El Salvador a Milano, eh, Freddy Gomez della presidente appunto della Gomez Production International e organizzatore anche dell'evento poi eh, Moises eh, Calles presidente dell'associazione salvadoregnos unidos in varese Fiorella Cerchiara presidente dell'Associazione per i diritti umani, Daniel Sigua, direttore dell'agenzia TCG News Italia e responsabile della comunicazione dell'evento. E poi ci sono stata, appunto, anch'io, come rappresentante insomma dei media per quello che riguarda Globe Today, so naturalmente, media partner con Mimose Time. E a termine della cerimonia di apertura ufficiale, la comunità salvadoregna ha potuto celebrare un giorno così importante con attività culturali, artistiche, sportive e gastronomiche. Con la partecipazione del gruppo Danz Arte e Miss Races e il gruppo di danza folclore, eh, di folklore, sempre folky dance di Varese, con 30 stand, poi tra l'altro, gastronomici tipici del Salvador con i piatti tra l'altro iconici eh, popusas e eh, antogitos e poi naturalmente tutti quelli che sono gli stand artigianali anche dell'artigianato appunto e eh, oltre agli stand istituzionali anche la presenza di validi media partner con gli sponsor ufficiali e, e gli service ristorante il Tamarindo, eh, popuseria Don Nelson lo straniero, il purgastito Yulkis, eh, gesta servizi, italcrediti, Avvocatocittadinanza.it e il programma musicale, poi è stato anche ricchissimo con la partecipazione di artisti internazionali come la cantante salvadoregna Issa Laloba, eh, la Tencis Sel Seliver, poi Ciraito Junior, eh, El Charro Puro Corazon, Maurizio Benitez, Carlos Ayala e il gruppo rock latinoamericano Tofet. L'evento culturale è stato patrocinato dalla Casa della Cultura, rappresentata da Silvia eh, Tobal, e a termine si è tenuta anche una premiazione delle squadre che hanno giocato il campionato di calcio interno con i riconoscimenti degli artisti accompagnati dal tema musicale Patria Chirida. Insomma, eh, una, un evento meraviglioso con 10.000 persone che sono intervenute e quindi insomma, non ci resta che dire un grande evento e viva El Salvador!